Buonasera amici tutti, è venerdì, è fine settimana, veramente stanchissima, queste settimane di ritorno al lavoro, in presenza, svegliandosi presto con un ritmo ormai non più tanto abitudinario e magari qualche riunione al pomeriggio, devo dire, cominciano a farsi sentire. E cosa devo fare? La cosa più bella è l'unico modo tra tanti che ho sperimentato per rilassarmi è proprio trascorrere alcuni momenti nel mio giardino. E se quando non ho la possibilità nel mio giardino o chi non ha il proprio giardino, devo dire che anche una bella passeggiata nei luoghi più incontaminati, a volte anche solamente nel campo del vicino di casa, che mi permette chiaramente di passeggiare per andare alla ricerca di erbette spontanee, che in questa stagione ce ne sono tantissime. Proprio oggi, questa volta tutto raccolto nel mio piccolo pezzettino di terra, ho fatto alcuni raccolti che vi mostro subito. Ecco qua. Allora, giusto un paio di anni fa avevo chiesto a una signora come utilizzasse il rabarbaro, perché mi ricordo da piccola delle caramelline della nonna, il rabarbaro. E mi erano piaciute, un gusto un po' particolare, ma mi erano piaciute. Dopodiché ho assaggiato una marmellata proprio 2 anni fa in montagna, fatta con questo ortaggio, e sono diventata matta. Ho deciso di piantarlo e, visto che possono fare 3 raccolti all'anno, questo è il primo raccolto. E quindi cosa andrò a fare? Una marmellata, si può fare semplicemente con rabarbaro e zucchero, ci sono tante versioni, rabarbaro e fragole sono buonissime. È necessario però mettere per una quantità di 1 chilo di rabarbaro almeno 700-750 grammi di zucchero, questo per poter dare una conservabilità un pochino più lunga e garantita alla marmellata casalinga. Mi raccomando, se qualcuno volesse pensare di farlo, solo i gambi, non le foglie, perché non sono commestibili. Io questa volta, per cercare di dolcificarlo senza aggiungere troppo zucchero, ho pensato di utilizzare le mele. Tra l'altro, sotto la buccia delle mele, c'è la pectina, che è quella sostanza che crea la gelificazione della marmellata e che quindi mi evita di acquistarla in polvere. Quindi una bella lavata alle mele. E senza pelarle, in questo caso solamente una spazzolata tagliata a pezzettini, lasciando anche le bucce. Andrò a cuocere appunto il rabarbaro tagliato anche qui a pezzettini e poi farò appunto una composta. Da questa parte ho raccolto delle prime cime di malva. Questa bellissima pianta fa dei fiori meravigliosi rosellini, ma ancora non è il suo tempo. Allora ho iniziato a raccoglierne perché ne ho 2 o 3 piantine, le faccio essiccare, si possono utilizzare poi per fare delle tisane oppure semplicemente sciacquate, si possono sbollentare, utilizzare per fare risotti, per fare frittate, per fare ripieni, tisane, no, tisane l'ho già detto, zuppe. La malva è un ingrediente molto utile per le vie respiratorie. E aiuta a lenire anche, essendo emolliente, proprio l'apparato digerente, quindi è un toccasana. Tra l'altro costa parecchio perché se acquistate in erboristeria essiccata ha un costo piuttosto elevato, quindi averlo a disposizione cresce molto bene tranquillamente, basta piantarne una piantina e poi si spande nell'orto senza problemi. Qui un po' di erbette perché domani dovrei preparare un arrostino e quindi ho iniziato, anzi vorrei mangiare domani un arrostino, quindi ho iniziato a raccogliere queste erbette per stasera che farò mettere su l'arrosto. E di qua invece altre erbette di 3 tipi diversi. Adesso vediamo se riesco a distinguerveli bene così. Allora, sono piuttosto simili a dire la verità, ma non sono uguali. Allora, questo è un crespigno. Ed è anche questo infestante, ma un'erba naturale. E anche qua tutte queste erbette di campo si possono utilizzare sempre o lessate o le più fresche spezzettate. Hanno un sapore tendenzialmente amarognolo,
pertanto di solito vengono sbollentate, anche qui per ripieni o per insalate o anche mangiare come contorno. Poi abbiamo invece il, dov'è che è? Il tarassaco, e qualcuno mi dirà, ma è uguale? No, non è propriamente uguale. Vediamo un po', si vede, questo ha il crespigno è dentellato sulla foglia, invece il tarassaco o dente di leone è liscio. E in questa versione ne abbiamo quello che fa praticamente il fiore, il dente di leone, quello che fa il fiore giallo, che poi da quando è maturo diventa il soffione. Eccoli qua, questi qui appunto è tarassaco, va sempre bene, come per tutti gli altri che abbiamo detto, mangiato cotto. Si può anche fare semplicemente una tisana che è molto depurativa. La radice, che io in questo caso non ho raccolto perché in questo modo può produrre altra infiorescenza, altre foglie, si utilizza per fare un surrogato del caffè, che è la cicoria praticamente. E appunto, quindi ha anche questa delle buone proprietà. Poi passiamo invece al, questo non so come si chiama in italiano, purtroppo noi lo chiamiamo spatasciui perché rimane proprio piatta a terra, un rosone piatto a terra. E infatti, vedete sotto le foglie c'è un po' di terra, sono da lavare proprio perché sono molto a contatto col suolo. E queste qui in particolare sono tendenzialmente, si vede forse anche la consistenza, un pochino più spesse, corpose, e vanno bene anche queste lessate nei ripieni e tutto quanto. Sono buone perché queste sono meno amare rispetto alle altre erbette da mangiare magari in una frittata di erbe. Ecco, quindi stasera ho da smistare questo lavoro. Sbollentare le mie verdure, fare una tisana, mettere a essiccare la malva e preparare la mia marmellata. A tutti, buona serata! Ecco, mi è capitato proprio sotto mano adesso per farvi vedere. Questa è la malva, questa qua. Qui è bella fresca. Oh no, è arrivato! È arrivato! Ha sentito ora di cena, eh? Non si sale! Giù! Giù! Dopo mangiamo! E questa è essiccata, pronta per essere messa e utilizzata per fare la tisana. In questo modo si conserva in un barattolo di vetro, chiuso ermeticamente, anche un anno o due.